siamo al limite del praticabile, ma ci siamo riusciti, quindi direi che l'abbiamo portata dappertutto, mancava il lago ghiacciato e diciamo che con questa prova di oggi possiamo proprio dire l'abbiamo portata dappertutto. Tutti la conoscono semplicemente come Eldorado, ma nella sua scheda tecnica questa Maserati risponde al nome di 420 M58, telaio 4203. E quello che avete appena sentito sopirsi, solo per un attimo, è il suo pazzesco cuore pulsante, nato poco tempo dopo la vittoria di Fangio nel campionato del mondo di Formula 1 proprio su di una Maserati. Ed è in questo concitato ed eccitante periodo che l'ingegner Giulio Alfieri equipaggia l'Eldorado con l'8 cilindri a V di 90 gradi delle 450S Bialbero, ma qui con cilindrata ridotta a 4190 cm3, mentre la potenza non è affatto ridotta. Anzi, è impressionante ancora oggi, dato che a seconda delle condizioni di gara si sono superati i 450 cavalli necessari a spingere i soli 758 kg di questa Maserati, con la carrozzeria in alluminio battuta a mano da Fantuzzi, fino a rompere il muro dei 350 km all'ora. Avete sentito bene? 350 all'ora. Siamo nel 1958 e la Formula 1 era un mondo a parte, realmente animato da veri eroi. Ma perché Eldorado? Beh, questa è stata la prima auto da corsa a ricevere una sponsorizzazione al di fuori, esterna al mondo dell'automobile. E prima che me lo chiediate, Eldorado faceva gelati. Il signor Gino Zanetti, fondatore della Eldorado, non ha inventato il gelato, ma ha contribuito a creare l'industria del gelato e con la stessa prontezza anche la sponsorizzazione di questa Maserati punta a far breccia ovunque, anche nei cuori degli appassionati d'oltreoceano. E così vengono coinvolti gli illustratori dell'allora Centro Stile Milano, che pensano a un simpatico cowboy per la loro creatività, ideale per correre in America e quindi a Indianapolis, presentando la 420 una volta ultimata con la sua colorazione bianca, in tinta peraltro con la tuta dei meccanici. È un'operazione di marketing, o almeno oggi sarebbe banalmente definita così, ma per essere nel 1958 si tratta di un'idea colossale e talmente azzeccata da diventare il vero simbolo dell'auto, a tal punto che questa Maserati per tutti è l'Eldorado. Una macchina unica, perché è un esemplare unico, ma soprattutto perché la sua fama, più che dal suo palmarès ufficiale limitato a Monza nel 58 e Indianapolis nel 59, deriva da quello che questa sportiva ha rappresentato dal punto di vista della comunicazione sin dalla sua nascita, passando per la sua rinascita avvenuta al Festival of Speed a fine anni 90. È una macchina molto strana perché, a parte questa gara, dove forse la più importante, che è stata la 500 miglia di Monza con Moss, dove oltretutto Moss fece un incidente molto brutto e lui se lo ricordò benissimo questo incidente, pensate che poi la macchina andò a Monza, a Indianapolis nel 59 e poi ritornò in fabbrica. Ma avendo questa costruzione solo per queste gare di velocità sugli ovali, rimase in azienda praticamente a dormire e venne utilizzata come magazzino ricambi, perché moltissime delle componenti meccaniche dell'Eldorado sono quelle poi che erano poi utilizzate in altre vetture come la 450, la 300S, quindi la macchina venne piano piano spogliata e rimase quasi come uno scheletro di un dinosauro. E poi quando abbiamo deciso di restaurarla siamo ripartiti da lì, cioè da quello che era rimasto, dalla carrozzeria, dal telaio, dalle ruote, e incredibilmente è ritornata a vivere con la soddisfazione più bella che nel 1998, quando l'abbiamo finita, abbiamo rimesso insieme la macchina e Moss a Goodwood in una giornata incredibile, perché rimettere insieme il vecchio pilota e la macchina è stata un'esperienza unica. E oggi abbiamo ancora la possibilità di portarla in giro in questi eventi, dove, come dico sempre con tutte, il mio sogno è comunque di riportarla in Indianapolis. E ora che la conoscete meglio, potete capire quanto sia stato pazzesco vederla sui ghiacci di St. Moritz, ma soprattutto sentirla.
costruita per le gare di durata e per terrorizzare l'aria oltre 350 all'ora con le sue due marce e i suoi cavalli che su di un lago ghiacciato mai e poi mai avrebbero ipotizzato di nitrire. Ma alla fine è successo. E io vi dico che un incontro del genere così inconsueto non poteva che avvenire a The Ice. Catalogato come concorso d'eleganza, ma grattando questa etichetta, anzi sciogliendola un po', è lampante comprendere come questo evento si sia meritato in pochi anni le migliori attenzioni di collezionisti e brand a livello mondiale. E da modenese di nascita, quale sono io, aggiungo che personalmente sono felicissimo che un museo dinamico come quello della collezione Umberto Panini abbia accettato l'invito a tornare qui anche con l'Eldorado, che ha stregato il pubblico e pure la giuria, che tra l'altro l'ha premiata eleggendola a vincitrice nella categoria Open Wheels. E la storia di questa fenomenale Maserati continua. E io, in attesa di seguirla ovunque, anche a Indianapolis, me la godo ancora un po' qui, sui ghiacci di The Ice. Tanto ai gelati piace stare al freddo, no? Perfetto.